Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 4 gennaio 2012 e sono ora circa le 10 del mattino. Lo vedete il titolo di questa trasmissione? Il lavoro in Italia e nel mondo. Ah, vi dico subito, cari amici, portate pazienza per la brutta qualità di questi video. Sto usando un PC molto vecchio, perché quello nuovo ce l'ho in riparazione e me lo danno dopo l'Epifania, capito? Va bene, cari amici. Bene, cari, allora parliamo adesso del lavoro in Italia e nel mondo. Perché il fatto è, cari amici, che io stamattina sul quotidiano torinese La Stampa, il quotidiano torinese La Stampa di mercoledì, e 4 gennaio 2012, e la pagina degli esteri, pagina 15, c'è un articolo sorprendente dedicato a una lavoratrice tedesca, e una bella lavoratrice, e una bella, e si chiama Claudia Haney. Claudia Haney è un ingegnere donna che lavora nelle miniere tedesche, e dirige il lavoro dei 300 minatori. E lo sappiamo che la Germania è la locomotiva d'Europa, lo dicono tutti. Le cose vanno benino in Germania, nella Germania di Angela Merkel, che anche nel suo aspetto bonario, paffuto, dà l'impressione di un certo benessere. Io sono un po' pessimista sul futuro dell'Occidente, cari amici. Sono un po' pessimista, non catastrofista, che sia chiaro, non catastrofista, un po' pessimista. E cioè dico che per l'Occidente non torneranno più i tempi belli di quando l'Occidente poteva esportare le sue merci con le cannoniere. Le esportava a suon de cannonate le sue merci in Occidente, in tutto il pianeta, capito? Adesso non lo può più fare, perché in Oriente è sorto un enorme complesso industriale che le merci se le fa da sé. Dove le merci? Nel Grande Oriente se le fanno da soli e non c'hanno più bisogno di comprare le nostre merci, oppure ne comprano di meno, capito? Non solo, ma quel grande complesso industriale che io chiamo Grande Oriente, o anche paesi BRIC, esportano, capito? Esportano, santa Madonna, ma quanto esportano! E coi fondi sovrani si stanno comprando mezzo mondo! E per cui sono pessimista, non catastrofista, pessimista! I tempi belli per l'Occidente sono passati! Quello che è stato, d'accordo? Non so come si dice a Napoli, c'è una bella frase: chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, prendetevi lo santo e via di seguito, non lo so, una cosa di questo tipo. Quindi, purtroppo, se l'Occidente continua a produrre merci e a consumarsele in loco, ma adesso vediamo un po' di precisare un po' la situation. Claudia, l'ingegnere che ha rotto il tabù delle donne in miniera. Nell'est della Germania ella comanda 300 operai, e quali 300 operai lavorano sottoterra. Eppure lei, l'ingegnere, bella questa ingegnere qua, Claudia Haney, lavora pure lei sottoterra, come ingegnere, ma sempre sottoterra. Vedete che bella, immaginatevela voi senza il casco in testa questa. Che bello essere comandato da questa bella ingegnere, capito? Che bello! Ma leggiamo un po' e vediamo anche in che consiste il miracolo della Angela Merkel, bella paffuta Angela Merkel, sempre sorridente, che quando si incontra con Sarkozy se baciano sulle guance, ma che bello vedere questi spettacoli! Nella lingua del Goethe, Claudia Haney non sarebbe affatto prevista, cioè che non c'è la parola minatrice, c'è la parola minatore, ma non esiste
sembra nella lingua del Goethe, nella lingua tedesca, la parola minatrice, per cui è stata coniata ex novo. Vediamo un po'. E minatore è infatti una parola che esiste solo al maschile. Bergman, berg, montagna, man, uomo, l'uomo della montagna. Lo chiamano l'uomo della montagna, i tedeschi, i minatori, li chiamano gli uomini della montagna. E allora come si faceva a coniare la parola nuova per una minatrice? Beh, è tanto semplice. E invece di fare Bergman, eccolo qua, si fa Bergfrau. Bergfrau, berg, montagna, Frau, donna, signora. Frau. E che bello. Claudia Haney è una Bergfrau. Anzi, è la prima donna a guidare una miniera in Germania, quindi in Germania ci stanno le miniere, santa Madonna, ma che c'ha zicca. È un traguardo che ha raggiunto ad appena 33 anni, è direttrice di miniera, capito? A 33 anni e dirige il lavoro dei 300 operai minatori, che sono i Bergman, invece lei è una Bergfrau. Insomma, qua si parla appunto di questa faccenda che adesso la Germania sta riscoprendo tutte le sue miniere, come era una volta, dove si lavoravano tanto i tedeschi nella Ruhr, nel grande bacino carbonifero della Ruhr. E l'articolo lo potete andare a vedere, cari amici, l'articolo, voi stessi, voi medesimi, quotidiano torinese La Stampa, di mercoledì 4 gennaio 2012, pagina 15, articolo di Alessandro Alviani. In fondo ai pozzi la rivoluzione femminile è partita, gran parte delle miniere della Ruhr, e per le donne in Germania il settore estrattivo sta conoscendo una rinascita. Estrattivo vuol dire che ci sono i minatori che vanno nelle gallerie, capito? Allora, in Germania il settore estrattivo sta conoscendo una rinascita e grazie agli alti prezzi delle materie prime sui mercati mondiali. Miniere abbandonate da decenni sono state riaperte, non nell'ovest, ma nell'est. Sui monti metalliferi sono partite perforazioni di prova di quello che potrebbe rivelarsi il più importante giacimento inesplorato di stagno nel mondo. Bisogna andare sottoterra, capito? Bisogna andare sottoterra, bisogna andare nelle miniere. E diciamo che il successo della Germania nell'Eurozona è anche questo. È anche questo. Che c'è una donna ingegnere che dirige una Bergfrau che dirige il lavoro di 300 Bergman, uomini della montagna, 300, ma ce ne sono anche altri di miniere, solo che questa è diretta da un ingegnere donna, c'ha 33 anni. Allora, continuiamo, vediamo un po' il lavoro in Italia e nel mondo. Io tempo fa, in un video di cui non ricordo il titolo, mi permisi di osservare che i poveri lavoratori della Fincantieri, una delle più grandi industrie italiane, dove si fanno le navi sia civili che militari, è la Fincantieri, il cantiere di Sestri Ponente, mi pare nei pressi di Genova, e sono ora in procinto di varare l'ultima nave, e poi non ci sono più commesse, non quelle dei supermercati, e cioè non ci sono più ordini di fare altre navi. E io dissi in quel mio video, di cui non ricordo il titolo, che ormai tutti gli armatori, sia di navi civili che di navi militari, si rivolgevano alla Corea del Sud
perché la Corea del Sud la manodopera costa poco, poco, poco e le navi le fanno belle, belle, belle come i nostri operai della Fincantieri. E quindi l'armatore ci guadagna, capito? Allora qualche amico invece mi osservò, siccome non tutti credono le mie parole, non tutti credono le mie parole, perché delle volte le mie parole danno un po' fastidio, è meglio non credere a certe parole di Serafino Massoni, danno tanto fastidio. E mi fece osservare, ma no, non è vero che io, la manodopera, cioè gli operai della Corea del Sud sono pagati poco, poco, poco. No. Mi fece osservare questo caro amico, di cui non ricordo il nome, mi dice, no, sono pagati meglio che in Occidente. Allora io feci una ricerca supplementare, venni a sapere, e lo scrissi nei miei commenti di risposta, che sì, in Corea del Sud, quelli che sono pagati meglio che in Occidente, non sono gli operai, ma sono i camici bianchi, i camici bianchi, quelli che lavorano negli uffici, gli impiegati sono pagati meglio, ma gli operai no. I camici bianchi sono pochi, ma gli operai sono tanti, tanti. E allora vediamo adesso, a supporto di queste mie affermazioni, io cito il sociologo italiano Domenico De Masi, illustre cattedratico, sociologo, che di statistiche se ne intende molto più di Serafino Massoni. E dove lo trovate voi, quello che scrive il sociologo Domenico De Masi circa il costo del lavoro in Italia e nel mondo? Dove lo trovate? Ma naturalmente lo trovate ancora sul quotidiano torinese La Stampa di martedì 3 gennaio 2012, di ieri, pensate un po', di ieri, eccolo qua, a pagina 13, in primo piano, e Domenico De Masi, l'articolo è questo, amici miei, è questo simpaticone Domenico De Masi. Poi se volete contestare me, dovete prima contestare l'illustre sociologo italiano Domenico De Masi, che ha le sue cose le ha dette e sono state scritte sul quotidiano torinese La Stampa di martedì 3 gennaio 2012, nella pagina di primo piano, pagina 13. Allora, vediamo cosa dice Domenico De Masi circa il costo del lavoro, circa il costo del lavoro, amici miei. Sentiamo un po'. Vediamo, cari amici, che mi viene da piangere quando i miei telespettatori non mi credono. Io non ne dico mai non ne do mai di disinformazioni. Allora, vediamo. E innanzitutto, ovviamente, come sociologo, dice che la questione della crescita è... quello che dice vale per tutto il mondo, è inutile continuare a crescere fino a dove? Andove crescere fino a dove? E in merito c'è la mia trasmissione intitolata L'eresia capitalistica! Che voi tremate perché non volete vedere il mio video L'eresia capitalistica e tremate tutti, tremati. Allora... il presupposto di partenza è sbagliato, dice Domenico De Masi. Produciamo di più per consumare di più. Non è vero. E lo dimostra il fatto che il nostro paese è in continua decrescita. Ormai parliamo chiaro e tondo, si chiama recessione, è già stato detto. Io l'avevo detto da tanto tempo, un anno e mezzo fa, nel mio video intitolato Occidente default. Ah, e poi, due punti. Il reddito pro capite in Italia è di 35.000 dollari.
Attenti amici miei, seguitela bene questa questione, lo dice Domenico De Masi, un grande sociologo, uno che di statistiche mondiali se ne intende, è il suo pane quotidiano le statistiche mondiali, capito? Allora, il reddito pro capite in Italia è di $35.000, ovviamente la media, il cittadino italiano medio, $35.000, però il cittadino e cinese medio c'ha un reddito appunto pro capite di $4.000, noi italiani $35.000 e in Cina è $4.000, dice ci sono i ricchi in Italia, ma guardate che pure in Cina ci stanno i super oligarchi, sì sono in Russia i super oligarchi, ma ci sono pure in Cina i super oligarchi, stanno invadendo il mondo, stanno invadendo i super oligarchi cinesi, e la media che facciamo in Italia è corrispondente alla media cinese, amici mia. Dicono che ci stanno 100 milioni almeno di benestanti, ma molto benestanti, in Cina. Beh, sono un miliardo e 300, un miliardo e 400 milioni, le proporzioni tornano, alla fine i conti tornano. Allora, in Italia il reddito pro capite è di $35.000, in Cina $4.000, in Brasile... $7.000 in Brasile, noi $35.000, in Brasile $7.000, in India il reddito pro capite di un singolo indiano è di $2.000 e noi di $37.000, capito cari amici mia? E guardate che i ricchi c'è stato pure in Brasile, in Cina... In India, i Maharaja, ce ne stanno dei ricconi in India, amici mia. Quindi se voi mi dite che i $35.000 pro capite in Italia e li fanno lievitare così a $35.000 il fatto che ci sono i ricconi, ma i ricconi ci stanno pure in Cina, pure in Brasile, pure in Cina, e in Brasile, in Cina, in India. E beh, e non ci stanno i ricconi nella Russia? Di Vladimir Putin si chiamano oligarchi, noi li chiamiamo i grandi capitalisti, loro li chiamano oligarchi, e tante volte vi ho detto che un singolo oligarca russo è molto molto più ricco dei capitalisti italiani, Carlo De Benedetti e Silvio Berlusconi, il patriarcato è fatto così, ci sono poverissimi e ricchissimi, pochi ricchissimi e tanti poverissimi, ma il reddito pro capite in Italia in ogni caso è di $35.000 l'anno e invece in Cina è di $4.000, capito? In Brasile $7.000, a voglia che se può si chiami del successo del Brasile che sta nei paesi BRIC, ma intanto i brasiliani si devono cuccare un reddito pro capite, i brasiliani, di $7.000 l'anno contro i nostri $35.000 l'anno, capito? È per questo che gli italiani, le brasiliane si sposano gli italiani, non contrario, non contrario! Perché per quanto noi ci sia poveri, agli occhi della brasiliana, delle sterminate favelas, noi siamo dei ricconi. Per cui un qualsiasi italiano che va a fare 5 giorni di vacanza in Brasile, se è scapolo o se è separato e divorziato, si porta a casa la bella brasiliana, giovane, giovani. Perché agli occhi di una brasiliana, uno che qua da noi è un poveraccio, là è un benestante, perché tutto è relativo, capisci, amici mia, capito? È tutto relativo a questo mondo. Il concetto di povertà cambia da luogo a luogo e da tempo a tempo, ma non finisce qua. L'Italia non può crescere ancora. Tanto più che il costo del lavoro è altissimo. A Milano un operaio costa $24. A Milano. In Brasile $11. In Corea del Sud $4. In Cina un solo dollaro.
Ripetiamo. Allora, l'Italia non può crescere ancora, così come non può crescere ancora la Spagna e Portogallo, la Grecia. Parlo di crescita del welfare, benissimo, del welfare state. La Francia, la Germania, non si può crescere di più. Abbiamo già raggiunto l'apice. Allora, l'Italia non può crescere ancora, tanto più che il costo del lavoro è altissimo. A Milano un operaio costa 24 dollari, in Brasile 11 dollari, in Corea del Sud 4 dollari e in Cina un solo dollaro. Cioè un operaio di Milano si prende 24 dollari. Un operaio cinese un dollaro solo, poverino. Il primo mondo, l'Occidente, non serve più. Siamo diventati inutili noi. Due punti. Il terzo mondo si produce le cose da solo. Ma in quanti video ve l'ho dette queste cose? Che ormai il terzo mondo le cose se le fa da sé, non solo se le fa da sé, ma le porta altrove. E l'Occidente pure troppo se continua a produrre per se stesso e consuma le cose che produce, se le consuma da solo l'Occidente. È per questo che la crescita è finita per l'Occidente, per questo che c'è il mio lontano video intitolato Occidente Default, cioè Occidente Default, Occidente fallito, capito? Non si può più crescere, dobbiamo accontentarci di stare così, o magari di tornare un pochettino indietro, capito? Il primo mondo, l'Occidente, non serve più. Due punti. Il terzo mondo si produce le cose da solo. Assurda quindi la corsa alla produzione e via di seguito. E dice che i bocconiani non le capiscono queste cose. Eccolo qua. Il problema di questo governo tecnico di bocconiani è la convinzione che tutto possa essere affrontato da un punto di vista economico-produttivo, dimenticando gli altri aspetti, quelli della meta-economia. Sì, cari amici, è vero, poveretti, questi bocconiani vedono tutto dalla prospettiva economica. E d'altra parte, però, che cosa possono fare questi bocconiani? E che gli possono forse dire al popolo italiano, gli possono pure dire questa faccenda che in Germania ci stanno le miniere ancora? Anzi, sono in espansione le miniere? Ma quale bocconiano può dire a Susanna Gambusso e agli altri grandi sindacalisti o a un Landini o a Nichi Vendola? Gli può dire che si può tornare in miniera a lavorare? Ce ne sono tante di miniere in Italia che sono state abbandonate, perché si tira fuori al carbone, e col carbone c'è più inquinamento, ma si paga tanto di meno, perché adesso la benzina ogni italiano la paga circa 1,8 euro, quasi 2 euro costa la benzina in Italia, e l'elettricità la facciamo con la benzina noi. Con la benzina, col petrolio, ma ci avremo pure il carbone in Italia, in Germania ce n'hanno tanto di carbone. Ma chi, forse Susanna Gambusso, può dire ai bocconiani: va bene, riapriamo tutte le miniere italiane? Gli potete dire voi al popolo italiano che è stato abituato all'università dal signor Mario Capanna? Dice: ma ci siamo laureati per far che? Per andare a lavorare nelle miniere? E quindi che possono dire i bocconiani? I bocconiani, e carissimo sociologo Domenico De Masi, lo sanno anche i bocconiani, che quello che si dovrebbe cambiare è la qualità della vita. Ma cosa gli vai a dire agli operai della Fincantieri? Che gli operai della Fincantieri, poveretti, che li capisco, si capisce benissimo, sono disposti pure a fare le navi da guerra, la guerra con i cannoni, pur di portare a casa la mesata. Che gli vai a dire a questo popolo educato così dagli intellettuali negli anni 60, Mario Capanna, quello che ha preso a cannonate le università, le porte dell'università, dicendo che ci dovevano andare tutte all'università? Sì, fin qua ci aveva ragione,
Però Mario Capanna si è dimenticato di dire sì, andateci tutti all'università, però poi sappiate che non ci può essere un intero popolo di laureati che svolge attività intellettuali, perché ci vogliono pure quelli che lavorano la campagna, gli agricoltori, quelli che stanno nelle stalle a mungere il latte per fare il lattino fresco fresco, perché la mattina tanti, tantissimi italiani vanno al bar e vogliono il cappuccino. Prendono la brioche, per cui ci vogliono i fornai, capito? Ci vogliono i fornai, ci vogliono i pizzaroli, sì, ci vogliono i mungitori, i buratori, e quelli che lavorano nelle catene di montaggio, insomma ci vogliono i lavori, quelli che svolgono lavori manuali. Invece i discorsi di Mario Capanna and Company hanno dato l'impressione che il lavoro manuale sia da disprezzare. E qui lo sbaglio, e qui lo sbaglio! Per cui tutti adesso sono tutti quanti laureati, disoccupati e incazzati. E che può fare? Sì, tu hai ragione Domenico De Masi, ma come si fa adesso d'un colpo a ricostruire una coscienza lavorativa agli italiani? Che abbiamo tutte queste università, un numero sterminato di università, che anche i professori universitari perdono il posto di lavoro se gli studenti non vanno più a prendere quel pezzo di carta inutile, inutile che si chiama laurea. Io ho sempre detto in tanti video, ho sempre detto all'uomo del colle, all'inquilino del colle, di smetterla di dare gli attestati, le onorificenze di cavaliere del lavoro, cavaliere della Repubblica, agli alti papaveri, che bisogna invertire la rotta, le onorificenze bisogna darle ai bravi mungitori, che ci sono venuti gli indiani a mungere nelle nostre strade, gli indiani dell'India, capito? Ai mungitori, agli agricoltori, ai fornai, finiamola con sta storia delle onorificenze e cavalieri del lavoro, cavalieri della Repubblica, agli alti papaveri, ma diamogliela ai lavoratori dei lavori fondamentali, perché se tu puoi avere tutte le lauree che vuoi, ma se non c'hai al bar, non trovi il cappuccino, la brioche, se non trovi il pane da mangiare, che fai? Che te ne fai della tua laurea? E tutti i genitori, tutti i genitori poverini, rincoglioniti pure loro. Mio figlio si deve laureare! Sono stati allontanati tutti gli istituti che potevano introdurre al lavoro, come gli istituti professionali, gli istituti tecnici, tutti quanti al liceo classico. Dio, che mania che c'è per il liceo classico. Io conosco dalla povera gente che il proprio figlio gli fanno fare il liceo classico soltanto perché si chiama classico, capito? C'è la parola classico, solo per questo. E quando uno ha preso il liceo, la maturità classica, non può fare nessun tipo di lavoro. Se uno invece fa 3 anni di professionale o 5 anni di professionale, il lavoro lo trova subito. Però come si dice a Napoli, è il pesce, puzza dal capo puzza il pesce. E là sono gli inquilini del colle, gli abitanti del colle che devono dare esempio con gli attestati di beneficenza, di onorificenza, cavalieri di qua, cavalieri, e fate cavalieri del lavoro dei bravi casari che fanno il latte, dei bravi agricoltori, dei bravi mungitori, dei bravi muratori, dei bravi artigiani, e finiamola con questo classismo, con questa distinzione tra lavoro manuale ed intellettuale, per cui il lavoro intellettuale sarebbe superiore, il lavoro manuale inferiore, che io in qualche video, nel video intitolato La paga dell'onestà, ho persino detto che vanno ribaltate le retribuzioni, che si devono pagare meglio quelli che fanno i lavori manuali e pagare di meno quelli che fanno i lavori intellettuali, capito? Datelo vedere il mio video, La paga dell'onestà, cari amici. Imparerete altre cose, imparerete. Vabbè, adesso, cari, io ho detto come stanno le cose circa il lavoro in Italia e nel mondo. Vi ho già detto che per l'Occidente non sono un catastrofista, sono pessimista.
Per l'Occidente la ricreazione è finita, lo dice De Masi, non si può crescere ancora di più. Tutto grasso che cola, se restiamo così come siamo, però non resteremo così come siamo, dovremo tornare un po' indietro. Vi ho fatto gli esempi, no? Di qual è il tenore di vita degli operai di certi paesi, va bene? Cari, e poi un'ultima parola, la distinzione tra ricchi e poveri. Lo so, cari amici, che ve l'ho fatta nel video, mi pare, Dio denaro, vi ho fatto la distinzione fra ricchi e poveri, vi ho fatto, cari, in patriarcato c'è sempre stata la distinzione tra ricchi e poveri. Ogni volta che i poveri si sono uniti per massacrare tutti i ricchi, ma come durante i tempi della Rivoluzione francese, centinaia di migliaia di ricconi, i nobili e l'alto clero sono stati ghigliottinati da Robespierre, e anche prima e dopo Robespierre. Centinaia di migliaia, poi chissà perché, dopo un po' di anni, i ricchi ritornano più numerosi di prima e più ricchi di prima. Se voi vi leggete Il Conte di Montecristo, che è un romanzo ambientato dopo la caduta di Napoleone, voi vedete che subito dopo la caduta di Napoleone, quello che ha portato avanti la rivoluzione francese, in Francia sono tornati i ricchi, più numerosi di prima e più ricchi di prima. Stessa cosa con la rivoluzione francese e con la rivoluzione sovietica, per cui ho fatto il video L'eresia sovietica, beh, c'è pure il mio video L'eresia nazista, che sia chiaro. E dopo la rivoluzione francese, quando è crollata l'URSS, ai tempi di Gorbaciov, e non sono tornati, sono nati come i funghi, i cosi, come si chiamano là, gli oligarchi, e la Russia pullula le oligarchi, santa Madonna, ma com'è sta faccenda? Erano stati eliminati tutti tra il 1917, 18, 19, 20, la rivoluzione sovietica, poi la guerra contro le milizie bianche, tutti eliminati, e com'è? Dopo Gorbaciov, già ai tempi di Boris Yeltsin, chissà da dove sono spuntati fuori. Ricconi, ricconi, oligarchi, vi ho detto che un solo oligarco russo è molto, 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 molto più ricco dei nostri capitalisti. Carlo De Benedetti e Silvio Berlusconi, in Russia sì che ci stanno i ricconi, è molto, 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 molto più che in Italia. Questa è la situazione. Vi dicevo pure che Fidel Castro è forse l'esempio unico al mondo di un grande rivoluzionario che vince la sua rivoluzione, elimina la proprietà privata, poi riesce a campare tanto perché è ancora in vita, riesce a campare così tanto fino al punto che deve assistere alla reintroduzione della proprietà privata nell'isola dalla quale egli l'aveva cacciata via la proprietà privata perché non lavorava più nessuno. Non lavorava più nessuno, non lavorava. Il primo decreto della reintroduzione della proprietà privata a Cuba, sapete quale fu il primo decreto? Fu un decreto relativo alla paga di disoccupazione e si diceva che la paga di disoccupazione non era più per l'eternità, ma durava 3 mesi. Se uno dopo 3 mesi si ritrovava nel lavoro bene, e se non lo trovavano andavano a mangiare un piatto di minestra alla Caritas. Fidel Castro, cari amici, ce l'abbiamo sotto il naso noi. Sotto il naso ce l'abbiamo il caso di Fidel Castro. È il fatto che noi non le vogliamo vedere queste cose perché ci danno tanto fastidio, capito? Allora non si via. Sì, vengono, si chiama rimozioni. Rimozioni si chiama. Va bene, cari amici, qua mi fermo. Io ho detto la mia. Voi dite pure la vostra, però mi raccomando, prima di dirmi le parolacce, andate a vedere il mio video, La paga dell'onestà. La paga dell'onestà. Bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.